Buongiorno a tutti, io sono Luca Crotti, un agronomo del servizio fitosanitario regionale, quindi lavoro alla regione appunto al servizio fitosanitario. Io farò un passo indietro, un po' più generale, per spiegare cos'è il servizio fitosanitario, perché in molti non conoscono il nostro ruolo. Diciamo che dall'immediato secondo dopoguerra, in seguito a tutta una serie di accordi commerciali che appunto prendevano il nome di GATT, si è rilevata la necessità di avere una regolamentazione che appunto impedisse, con l'arrivo delle merci, di far arrivare anche degli insetti o degli altri patogeni che fossero nocivi alle colture, soprattutto alle colture agrarie. Quindi ci sono stati questi passaggi del GATT attraverso i vari round, fino ad arrivare alla creazione del WTO, il famoso. Quindi i servizi fitosanitari di fatto scaturiscono dal WTO, cioè da degli accordi a livello mondiale sul commercio, che prevedono tutta una serie di analisi, di controlli, di campionamenti, per evitare che appunto con le merci ci sia un eccessivo passaggio, o il passaggio appunto di alcuni organismi alieni che siano nocivi per le colture agrarie. Quindi con il WTO appunto, vediamo qui nel 1995, per eliminare e armonizzare tutte le barriere non tariffarie, è stata riconosciuta la necessità di avere una struttura, in questo caso è stata trovata nella FAO, che definisse quali dovevano essere i sistemi per evitare appunto che fossero superate le barriere fitosanitarie. È stata fatta questa convenzione, che è stata fatta per la prima volta nel 1951, l'IPPC, la Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante, che poi è stata finalmente adottata nel 1997 e ha dato luogo a questi standard che vedete qui segnati, che sono tutti gli standard a cui tutti gli stati si devono attenere, appunto quelli che aderiscono al WTO, per ad esempio trasportare i trasporti fatti su pallet, oppure i campionamenti ufficiali fatti per verificare se in un territorio c'è o non c'è una malattia, oppure ancora tutta i protocolli diagnostici per i parassiti che possono essere trovati, cioè tutta una serie di standard internazionali a cui tutte le nazioni si devono adeguare, per far sì che il commercio delle piante abbia meno difficoltà dal punto di vista del trasporto occasionale di parassiti. È venuta fuori anche a livello dunque europeo questa necessità, è stata fatta una direttiva del 2000, che poi adesso è in fase di riverifica, in fase di adeguamento, e attraverso le PPO. Quindi a questo sito trovate, le PPO è l'Organizzazione Regionale per la Protezione delle Piante Europea e del Bacino del Mediterraneo, consta di 50 membri e è quella che stabilisce quali sono le specie presenti in ambito europeo del Bacino del Mediterraneo e quindi dà le direttive sulla loro verifica e sul loro eventuale trattamento. A livello italiano la direttiva è stata recepita con un decreto legislativo 214 del 2005, rivisto poi nel 2012. Che cosa dice in parole povere? È stato creato appunto questo servizio fitosanitario nazionale, che è costituito da una parte centrale a Roma fatta dal Ministero e da 21 servizi fitosanitari regionali. Quindi in ogni regione è presente un servizio fitosanitario. Il servizio fitosanitario può essere presente sia presso le regioni che presso agenzie strumentali, quindi tuttora nelle Marche è presente l'agenzia regionale, anche in Umbria stava presso l'agenzia regionale, adesso è tornata alla regione. Che cosa facciamo, detta in soldoni? Ci occupiamo di tutte quelle che sono le autorizzazioni vivaistiche. Perché è importante conoscere le attività vivaistiche? Perché il 95%
dei patogeni delle piante che entrano in una determinata zona entrano attraverso il materiale vivaistico. Vedremo poi casi studio. In tre dei casi studio che vedremo abbiamo avuto sempre passaggio delle forme svernanti, comunque delle forme non riconoscibili dei patogeni attraverso il materiale vivaistico che è stato importato da paesi terzi o che è transitato tra le varie regioni. Ecco perché esistono i servizi fitosanitari a livello regionale. Quindi, tutte le autorizzazioni e i controlli per i vivai, tutte le autorizzazioni per i materiali sementieri, anche questi importantissimi, più che per gli insetti, per eventuali malattie fungine e eventuali virosi. Amministriamo anche tutte le autorizzazioni alla produzione di imballaggi attraverso tra l'altro il consorzio FITOC, quindi la cosa è data in appalto, però abbiamo comunque l'anagrafe di chi fa imballaggi, in Umbra sono una venticinquina di aziende che sono autorizzate a fare imballaggi ai sensi degli SPM 15, quindi imballaggi sicuri. Quindi le merci devono transitare in imballaggi sicuri, cioè legno cotto, legno trattato termicamente o chimicamente. E abbiamo anche l'iscrizione degli importatori. Cosa vuol dire? Che quando avviene l'importazione di materiale vivaistico, di materiale sementiero, la ditta che importa deve essere una ditta iscritta che osserva tutta una serie di regole di sicurezza, anche se non abbiamo punti d'ingresso. E qui mi rifaccio a quello che diceva Daniela prima. Non avendo punti d'ingresso non abbiamo molte specie invasive. Questo il fatto può essere, sono d'accordo sul fatto che la Lombardia, avendo anche tanti aeroporti, rischia di avere molte più specie invasive, sia dal punto di vista vegetale che dal punto di vista invece dei nemici delle piante. Quindi, per esempio, hanno dei problemi con gli insetti molto forti, tutti intorno a Malpensa. Quindi è evidente che sono arrivati attraverso l'importazione di materiale vegetale. Conseguentemente facciamo le certificazioni. Le certificazioni che sono? È un'altra cosa che non si conosce. Facciamo circa 1500 certificati all'anno, è la roba che va verso l'esterno, quindi verso i paesi terzi. Qualsiasi materiale vegetale che esce dall'Umbria deve essere corredato di un certificato che emette il servizio fitosanitario. Faccio l'esempio più classico, sono i tartufi, che non si capisce perché debbano essere certificati, ma possono portare con sé parassiti. Tutto il legno, tutto il tabacco, cioè tutto quello che viene prodotto qui che deve andare verso i paesi terzi. Ci occupiamo inoltre di uso sostenibile degli agrofarmaci, quindi tutto quello che riguarda la difesa integrata, la manutenzione del verde, i patentini per i prodotti fitosanitari. E non da ultimo, che è la cosa principale di cui andremo a parlare più diffusamente, che è la sorveglianza fitosanitaria, cioè diamo sempre un'occhiata a quello che sta accadendo a livello di malattie delle piante, soprattutto le malattie cosiddette da lotta obbligatoria, che vedremo di capire che sono. Allora, queste malattie da lotta obbligatoria sono queste qua, sono una venticinquina, una trentina di malattie che sono riconosciute a livello internazionale, a livello europeo dall'EPPO e anche a livello italiano come malattie di particolare pericolosità e quindi la cui presenza deve essere, la cui assenza, per meglio dire, deve essere costantemente verificata dai servizi fitosanitari. Nel caso in cui invece queste malattie vengono rinvenute, è necessario passare a una strategia, diciamo, di eliminazione della malattia o di contenimento. Vedete, ce ne sono diverse, dal cancro batterico dell'actinidia, che ci riguarda molto poco perché di fatto possiamo trovare piante di kiwi soltanto presso i vivai, a malattie della patata, e sono diverse, tante malattie delle conifere, soprattutto il caso che vedremo, il caso del punteruolo rosso alla palma, del tarlo asiatico. Anche la processionaria del pino è oggetto di lotta obbligatoria, pur essendo una specie che è presente da sempre. Vedremo poi, per queste vedremo l'esempio tipico di quello che è successo. Altre fondamentali, per esempio, il colpo di fuoco batterico, l'Erminia milovora, che è presente in alcune zone dell'Emilia Romagna e non è presente in Umbria. Questo dà luogo a tutta una serie di controlli che vanno fatti sui materiali di moltiplicazione, soprattutto nelle pomace, quindi dei controlli molto stringenti sulle piante in produzione di melo e pero per evitare che appunto la malattia arrivi o venga trasportata verso fuori. Queste lotte obbligatorie si approcciano spesso attraverso questi che vengono chiamati contingency plans, che sono di fatto dei piani d'emergenza che debbono essere messi in piedi dai servizi fitosanitari regionali per tutte le malattie eventualmente di interesse della regione. Per noi sarà fondamentale mettere a punto, ancora non l'abbiamo fatto,
soprattutto per il tarlo asiatico, la neoplofora, e per quello che tutti temono essere lo spauracchio più grosso, che è la xylella fastidiosa, che, di cui tutti avrete sentito parlare, che è questo batterio responsabile del complesso di disseccamento rapido dell'olivo, che è presente non solo in Puglia, ma è presente in alcune zone della Francia, in Corsica, alle isole Baleari, nelle varie sottospecie, e che per l'Europa è lo spauracchio più grosso. Perché? Perché è estremamente polifago, estremamente rapido nel creare disseccamenti, e ha una possibilità di essere arginato praticamente nulla, perché saprete meglio di me che non è possibile usare antibiotici in agricoltura, quindi non è di fatto fermabile. Tra l'altro il problema della xylella è un problema molto, molto forte, perché il vettore è un insetto comunissimo, una sputacchina che quindi, insomma, per essere combattuta è molto complicata da combattere, perché appunto è molto diffusa. Allora, come dicevo, noi qui nel sito, a questo indirizzo, trovate tutte le informazioni sul servizio fitosanitario. Attualmente siamo 5 ispettori fitosanitari più altri 2 collaboratori che collaborano con noi. Dovremmo aumentare di numero per avere la possibilità di fare tutti i controlli che dovremmo fare. Quindi questi sono i nostri settori di attività principali. Allora, volevo vedere dei casi specifici. Partiamo da un caso che io definisco di insuccesso. Definisco di insuccesso perché diciamo che la battaglia in questo caso è stata persa, e chiaramente. Allora, questo lo conoscerete, al punteruolo rosso delle palme. Siamo praticamente l'ultima regione in cui è arrivato questo insetto. E da noi le palme non rivestono una grande importanza, non rivestono sicuramente l'importanza che c'è in Sicilia, dove il vivaismo è stato praticamente decimato dalla presenza di questo coleottero. Non hanno la stessa importanza, per esempio, dell'Abruzzo, delle Marche, dove appunto tutte le riviere sono piene di palme. Il Rhynchophorus attacca di prevalenza la Phoenix canariensis, quindi una pianta che è discretamente presente nella regione Umbria, sempre solo in giardini privati o in qualche parco pubblico nella provincia di Terni. A Perugia fortunatamente sono poco presenti, quindi diciamo che la risalita verso nord viene limitata proprio dalla mancanza di piante ospiti. Anche se poi è descritto su tante altre palme, qui da noi quelle che troviamo di solito sono delle Trachycarpus, sono quelle palme, diciamo, un pochino più strette, con lo stipite un pochino più in alto, che sono attaccate essenzialmente da un altro patogeno che però non è da lotto obbligatorio, che è la Paisandisia, questa volta è un lepidottero. Allora, perché dicevo che è una strategia che è una storia che non è finita bene, questa del punteruolo? Il punteruolo è stato avvistato, è stato trovato da noi per la prima volta nel 2015. Abbiamo immediatamente messo in atto un piano d'azione che prevede, appunto, al punto 7, tutte le misure sanitarie preventive da attuare in tutte le zone. Al punto 8 prevede le misure di risanamento, e al punto 9 prevede le misure di abbattimento. Che cosa vorrebbe dire? Che nel piano sono presenti tutte le azioni che i privati dovrebbero mettere in piedi. Che cosa significa lotta obbligatoria? Significa che nel momento in cui viene pubblicata da parte del servizio fitosanitario un documento ufficiale, una delibera ufficiale di giunta in cui si dispone questa lotta, bisognerebbe adottarla. Chiaramente immaginate quanto possa essere difficile per i privati adottare un certo tipo di lotta, anche perché gli abbattimenti sono molto costosi, perché la pianta, di solito le palme sono di grandi dimensioni, sono molto pesanti, c'è necessità di giardinieri specializzati, c'è necessità tra l'altro di smaltire attraverso la bruciatura queste palme, e non è facile, perché l'incenerimento può essere fatto solo in inceneritori ad alte temperature, che non sono tra l'altro presenti in Umbria. Quindi, insomma, c'è tutta una serie di difficoltà tecniche che hanno portato a un insuccesso nella pratica. Vi faccio un attimo vedere, guardate, questo è allora questo è l'adulto. Qui si vede poco l'adulto che sta uscendo dalla sua camera di impupazione, qui sotto ci sono le larve. Questo è il risultato che si vede, questo è un giardino pubblico, un'area pubblica a Terni, 3 palme completamente distrutte.
Vedete qua la caratteristica chioma ombrello, cioè quando la pianta, quando la palma perde anche le foglie centrali, le fronde centrali e le lascia cadere così a ombrello, è irrimediabilmente persa. Aspettate che... Allora, vediamo un po'. Qui sono riuscito a filmare, no, non lo fa vedere, sono riuscito a filmare il momento in cui sfarfalla, il momento in cui esce, si risveglia e l'ho fatta, mi sembra, questo filmato alla fine di novembre, quindi comunque non sente neanche troppo freddo, cioè è veramente un animale molto difficile da fermare. Io infatti ho scritto che a causa delle sue grandi capacità di volo, la difficile applicabilità dei decreti di abbattimento, le grosse spese da sostenere sia per il pubblico che per il privato, si parla di dai 1.000 ai 3.000 euro a palma, un totale disinteresse mediatico, questo lo devo dire, cioè è proprio una faccenda che non interessa questa in Umbria. Non interessa perché non c'è ritorno economico, interessa molto più paradossalmente la mosca dell'olivo. Hanno portato a una lotta inefficace, tra l'altro noi abbiamo adoperato a mio parere una strategia sbagliata, questo lo dico un po' con mea culpa, nel senso che abbiamo segnato i punti in cui l'insetto era presente all'inizio, abbiamo cercato dall'interno di uscire verso l'esterno per vedere se le altre palme erano state attaccate e non siamo riusciti a fermare l'infestazione pur avendo proceduto a diversi abbattimenti. È per questo che col prossimo parassita, l'anoplofora, cercheremo invece di fare una strategia completamente diversa, cioè nel momento in cui sarà rinvenuta, cercheremo di partire dall'esterno, da un'area esterna lontana almeno 10 km da dove sarà rinvenuto e andare verso l'interno per cercare appunto un approccio dal fuori verso l'interno. Questo tarlo asiatico, questo cerambicide tra l'altro bellissimo, sono due le specie, la Glabripennis e la Chinensis, è presente in Lazio, in Toscana e nelle Marche. Quindi vi lascio immaginare qual è la nostra ansia nell'attesa che appunto rischi di arrivare anche qui. È un polifago, attacca essenzialmente le salicaceae, quindi più oppi salici, però può attaccare il legno morto, quindi può passare anche attraverso gli imballaggi. Quindi è fondamentale che gli imballaggi siano marchiati e abbiano subito il trattamento perché in quel caso non riesce a penetrarlo. Non solo, questa è la specie Glabripennis, ma la Chinensis attacca praticamente quasi tutte le latifoglie di una certa dimensione, quindi diciamo dalle rose ai noccioli, agli hibiscus, fino ad arrivare ai platani, agli ipocassani tantissimo, tutti gli aceri. Non dovrebbe attaccare le querce e gli olivi perché il legno è un pochino più duro, però queste a legno tenero le attacca tutte alla base e sono necessari dei piani di abbattimento che sono veramente lacrime e sangue. Io ho visto per esempio a Fermo, in tutta la zona del Fermano, anche piante storiche in giardini storici di grandi dimensioni, ne è stato ordinato l'abbattimento. In questo caso gli abbattimenti sono sempre a spese del privato, quindi sono sempre a spese del proprietario della pianta, quindi capite che l'approccio è un approccio molto forte. Ecco perché attraverso l'uso di un piano di contenimento mirato, di un contingency plan meglio pensato, cercheremo di mettere a disposizione degli abbattimenti finanziati e cercheremo di usare questo approccio, come vi spiegavo, diverso, sia di sensibilizzazione del pubblico, sia di cominciare a guardare fuori dalla zona cuscinetto e di entrare un pochino più all'interno per cercare eventuali piante malate. Dopo, ecco, dopo avervi presentato il caso difficile e la battaglia che ho definito persa del punteruolo, la battaglia che è lì a venire del tarlo asiatico, ve ne presento una che invece è andata bene. Come molti di voi sapranno, che è quella del cinipide galligeno del castagno, del cinipide appunto il Drocosmus. Allora, in tutti i casi, vi ho detto, si tratta di specie che sono state importate attraverso l'ingresso in Umbria o l'ingresso in Italia di materiali di moltiplicazione, materiale vivaistico. Ah, nel caso del punteruolo rosso, Hai un minuto, sì, nel caso del ci sarà un punteruolo. minuto e mezzo, così lo finiamo Sì, presto. nel caso del punteruolo rosso sono arrivati chiaramente con palme dall'Egitto, nel caso dell'anoplofora sono arrivati dalla Cina, sempre con materiali di moltiplicazione. Il cinipide è arrivato all'interno, diciamo, di Marse di castagno, l'uovo, diciamo, che è la forma svernante, quindi non si vede. Che cosa abbiamo fatto? Quando dopo qualche anno ci siamo accorti che la situazione era questa, quindi tutte queste galle e i castagni ridotti all'improduttività totale,
È stato deciso a livello ministeriale, con la collaborazione dei servizi fitosanitari, in parte anche dell'università e degli altri uffici regionali, abbiamo diciamo, portato in natura il nemico naturale, che è un altro imenottero, il Torimus, che è praticamente il suo parassitoide. Quindi all'interno della galla, dove c'è la larva del cinipide, il Torimus ovidepone il proprio uovo e la larva del Torimus si mangia la larva del cinipide. Dopo qualche anno di lanci diffusi fatti in prima persona da noi, quindi una lotta fatta in prima persona da noi, questa volta senza l'ausilio del privato, si sta ristabilendo un certo equilibrio. Finiamo, e questo sarà anche forse l'argomento del collega dell'ASL successivamente, e questo in collaborazione con i colleghi che sono qui dell'Agenzia Forestale, parlando invece di una specie che in questo caso è endemica, che è la processione del pino, con cui la strategia invece è un'altra ancora, è una strategia di informazione, è una strategia di continuo monitoraggio, è una strategia in cui cerchiamo di eliminare un po' di maschi adulti con delle trappole per la cattura massale, quindi insomma quattro strategie diverse, una strategia poco vincente nel caso del punteruolo rosso, una del tarlo asiatico che cercherà di essere più puntuale, quella della lotta biologica fatta in prima persona che ha funzionato e questa che è invece una strategia di contenimento mirata soprattutto ad avvertire la popolazione dei rischi nel caso della processionaria.